Sappiamo tutti i risultati meravigliosi che la Regione Puglia ha conseguito nel 2016 per quanto riguarda il turismo. Siamo, e lo dico con orgoglio da pugliese, la prima regione italiana per flussi turistici. Questo nel 2016. Nel 2017 non so come andranno le cose, ma sicuramente replicheremo il risultato conseguito lo scorso anno. La Puglia in questo modo si erge, si configura a regione trainante del meridione, puntando su quelle che sono le risorse naturali, le risorse storiche, tutte quelle risorse che fanno parte di un patrimonio che chiamiamo turismo, o meglio, potenzialità attrattive del turismo. Mentre la Puglia cerca di crescere attraverso lo sfruttamento di queste risorse, ecco che il governo, come al solito, si mette di mezzo, si mette di traverso. Non bastavano i guasti ambientali, le devastazioni che i dieci decreti Salva Ilva e conseguentemente Ammazza Taranto e Ammazza Puglia hanno comportato. Ci mancava il gasdotto TAP. E quindi per fare passare, transitare questo gasdotto per le terre di Puglia e quindi approdare a San Foca, si crea una devastazione. Motivo per il quale il Presidente della Regione Emiliana, i sindaci, i vari rappresentanti delle associazioni più volte hanno manifestato sotto Palazzo Chigi, presso le sedi romane, fino a quando i sindaci sono stati ricevuti dai tecnici del governo. Varie le devastazioni, varie le conseguenze impattanti del gasdotto TAP. E come si legge nella nota, parlando di impatti negativi che quest'opera comporta, questi impatti vanno dagli ulivi, dai danni agli ulivi, alla centrale in mezzo a 20.000 abitanti, alla spiaggia, alla Posidonia, all'economia, all'inquinamento. Motivo per il quale tutte queste situazioni determinano la riflessione, la considerazione che la TAP non è né utile né strategica, ma solo impattante. I sindaci non si sono solo limitati a dire no, ma hanno proposto alternative, hanno proposto la delocalizzazione dell'approdo più a nord, nell'area industriale di Squinzano. Era presente anche l'oncologo Serravazza, che ha noto per aver intrapreso un pesantissimo sciopero della fame. Dinanzi a questa presenza di sindaci, di rappresentanti del territorio, di associazioni di questo incontro appunto con i rappresentanti del governo, con i tecnici, ecco che il Presidente del Consiglio Gentiloni, sulla scorta di Renzi, ma d'altronde si sa che Gentiloni altro non è se non in buona sostanza un fantoccio politicamente parlando di Renzi, Gentiloni dice in buona sostanza è giusto ascoltare, ma l'opera è fondamentale, si deve fare. Capisco le esigenze locali, quindi le comprende, però c'è una questione strategica di cui tenere conto. Lo dice apertamente, ci sono delle esigenze di Stato per cui sinceramente, cari amici pugliesi, anzi cari sudditi pugliesi, fatevi il segno della croce e rassegnatevi. Dovete subire, così come in nome della produzione dell'acciaio si è sacrificata la città di Taranto, gli abitanti di Taranto, i bambini di Taranto sull'altare appunto della produzione assassina. D'altronde sulla questione TAP c'è tutto un assetto internazionale, ci sono i rapporti con la Russia, che se ne frega Gentiloni degli ulivi che vengono sradicati, dice il Premier, fra pochi giorni, già fra pochi giorni, disse all'epoca, sarò in Russia e abbiamo un rapporto fortissimo con la Russia per il gas e ne vogliamo rinnovare l'importanza.
Beh, avete visto voi stessi qual è il modo di procedere da parte del governo. Un governo completamente avulso dalle sacrosante e legittime istanze locali, giusta, sacrosanta l'esasperazione e la protesta delle collettività, delle comunità che verranno colpite dal transito della TAP, ma Gentiloni è irremovibile, di una glacialità, di una insensibilità unica. Proprio a far capire questo, che il governo non se ne frega proprio niente del Sud, non se ne frega proprio niente della Puglia e non se ne frega proprio niente evidentemente di una regione che attraverso le risorse naturali si sta riscattando, sta facendo riscattare il meridione e sta facendo crescere l'Italia. Ma esistono dei poteri forti che dicono, volenti o nolenti, voi dovete subire questa decisione. Un po' come ricordo una bella frase, una reminiscenza dei miei studi di filosofia del diritto, una frase che diceva: sic volo, sic iubeo, così voglio e così ordino, così dispongo. O anche un'altra frase, altra reminiscenza degli studi giuridici, della filosofia del diritto: utile e giusto, ecco mi correggo, giusto è ciò che è utile al più forte. Lo Stato ha interessi forti e quindi è giusto che la TAP ci sia, il gasdotto TAP ci sia e che gli ulivi vengano abbattuti. Ma non è solo la questione degli ulivi, è proprio l'ecosistema e la violenza che si sta perpetrando ai danni del nostro territorio. Il governo Renzi prima e il governo Gentiloni dopo violenta la Puglia. Lo dico senza bavaglio. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.